Avvistamenti recenti? Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano a Capri. Antonella Fiordelisi, già nota per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7, è stata recentemente vista a Capri in compagnia di Alessandro Basciano. La coppia è stata notata in uno dei locali più esclusivi dell'isola, in presenza di altre celebrità del mondo dello spettacolo. Questa apparizione ha subito sollevato ipotesi e discussioni nei social media, dove gli utenti ipotizzano un possibile flirt tra i due. Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano. Amicizia o relazione sentimentale? La serata di Capri. Le immagini e i video della serata a Capri mostrano Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano mentre si divertono con amici comuni. Non c'è nulla nelle riprese che suggerisca un coinvolgimento sentimentale tra i due. La loro interazione appare amichevole e improntata al divertimento, senza lasciar spazio a malintesi. Nonostante ciò, il gossip ha guadagnato terreno rapidamente, alimentando sospetti sulla natura del loro rapporto. Vi sembra che Anto stia facendo qualcosa di male? Se lavorate con delle persone e poi vi scambiate il segui su IG siete delle poco di buono. Io sono allibita dalla misoginia. Anto vuole bene a Sofì e non farebbe mai niente di male, punto pic. twitter.com/sbfmazrbhz.antonellafiordelisi. Fine dell'amore con Edoardo Donna Maria. Dopo la conclusione del Grande Fratello VIP, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria hanno ufficializzato la fine della loro relazione. La coppia, molto seguita dal pubblico, ha interrotto la loro storia d'amore pochi mesi dopo la chiusura del reality. Anche se recentemente si vociferava di una nuova relazione per Antonella, le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere tornata single. La situazione di Alessandro Basciano. Alessandro Basciano, dal canto suo, ha chiuso la sua lunga e complessa relazione con Sofì Codegoni, madre di sua figlia. I due, dopo un tentativo di riavvicinamento negli ultimi mesi, hanno deciso di separarsi definitivamente.